La ragazza nello specchio è un progetto folle quanto ambizioso, perché soprattutto per chi, come nel caso mio, è musicista autodidatta, riuscire a superare quel limite compositivo che ti poni, perché magari pensi di non essere in grado di fare una cosa del genere, è una follia, insomma. Ma allo stesso tempo è una grande ambizione perché la ragazza nello specchio mi ha permesso di poter sperimentare qualcosa che non avrei mai pensato di fare magari qualche anno fa. A volte ascoltavo dei brani di questa tipologia, dei concept, dei brani comunque molto complessi e dicevo ok, io non potrò mai fare una cosa del genere. Invece con la ragazza allo specchio, con questa trilogia l'ho potuto fare e sia musicalmente che a livello di testo. Quindi per me la ragazza allo specchio è una follia ambiziosa, nella quale sono riuscito a esprimere tutto il mio estro a livello musicale e compositivo, sia di strumentale che di testi. La ragazza nello specchio è un buon modo di fare musica, nel senso che come tanti artisti sappiamo che comunque di solito trattano dei temi o personali, anche tristi o gioiosi, quelli che siano, ma molto, cioè, molto di meno sono quei artisti che comunque trattano dei temi, come in questo caso nostro, sociali. E quindi per me la ragazza nello specchio, quindi trattare un tema così importante che la violenza sulle donne è una cosa straordinaria, perché è una cosa che ti riempie l'anima, una cosa che ti fa sentire una persona più soddisfatta di te stessa, perché sai che stai facendo un gesto bellissimo alle persone in questo caso che subiscono violenza come le donne. E quindi per me, cercare di dare voce a queste donne è una cosa stupefacente, perché comunque stai utilizzando la musica come non questione di svago, ma come una questione di salvezza, perché che ne sai che un giorno una di queste donne ascolta questa canzone, cioè questa trilogia in generale, ascolta tutta la trilogia e trova quel coraggio che non riesce a trovare, perché comunque quelle determinate parole, quella determinata musica gli ha suscitato in lei quella forza di volontà che gli manca. Quindi è una sensazione che è bellissima, perché comunque sai che con la tua musica sei riuscita a fare una cosa socialmente utile. E per questo per me la ragazza nello specchio non è solo una soddisfazione musicale o canora, è una soddisfazione a livello dell'anima, e è anche una soddisfazione perché purtroppo queste ragazze che subiscono violenza, donne, ragazze, quelle che siano, molto spesso non hanno voce e noi siamo riusciti a dargli una voce attraverso questa ragazza immaginaria e questa per me è una soddisfazione grandissima. Buonasera a tutti, io sono Polpastrello e sono il produttore della prima e della terza parte della Ragazza nello specchio. Ho avuto la possibilità di ascoltare e riascoltare questo progetto un'infinità di volte e devo dire che dalla prima all'ultima non mi ha mai stufato. È un'epopea, se vogliamo dire, un qualcosa, una storia che parte dalla prima parte ma non finisce all'ultima, finisce direttamente nei cuori di tutti. Nei nostri cuori, appunto, perché è un messaggio concreto, un qualcosa che adesso non esiste quasi più. Le canzoni durano veramente molto più della media, ma ogni minuto, ogni secondo che passa lascia in noi qualcosa di unico e che appunto è da molto tempo che non si riesce a trovare in nessuna canzone, in nessun prodotto musicale. Cosa ho potuto sperimentare in questa terza parte? Diciamo che è tutta la trilogia che
che mi ha permesso di sperimentare un sound che avevo approcciato agli inizi nel 2018 con le prime strumentali che avevo composto, in particolare con Marble Gardens, che era stata una delle mie prime strumentali, e lì avevo sperimentato un tipo di suono con un tipo di accordatura, gli harmonics e varie cose. Poi questo sound l'ho preso e l'ho accantonato quando ho iniziato a comporre canzoni nel 2019. Ho sperimentato varie cose, quindi quella sonorità l'ho messa un po' da parte perché pensavo non potesse adattarsi anche alla lingua italiana. Poi, grazie all'arrivo di Nancy, ho potuto riprendere in mano quelle sonorità e soprattutto nella terza parte sono riuscito a metterci dentro tutte quelle idee che avevo. Infatti il brano dura 8 minuti, quindi e sono riuscito a sperimentare proprio questo, tutte quelle idee musicali che avevo con la chitarra, con il pianoforte, con gli archi, e la linea di basso. Ho potuto finalmente dare un indirizzo ben preciso a Scala in Overdrive per come suono, e in questa terza parte c'è quella che è la strada che voglio percorrere a livello di sonorità, e c'è veramente tanta roba. Mi ritengo molto soddisfatto comunque di aver potuto finalmente tirare fuori quella musica che volevo. Allora, in questa terza parte ho potuto sperimentare come artista. Parto dalla batteria, che è il primo strumento che ho composto. E, siccome avevo pensato di fare un pezzo progressivo, di finire proprio con il botto, di fare un pezzo metà progressivo, ho pensato che era una buona opportunità di sfoggiare tutto quello che so sulla batteria, su tutte diciamo le composizioni che ho imparato in questi anni che suono la batteria, e anche sugli ascolti che ho fatto in questi anni che ho potuto apprendere. E quindi è stata una bellissima opportunità di sfoggiare questi groove molto particolari che sono proprio un distintivo proprio del progressive metal, quindi dei groove molto diciamo dei groove molto ostinati, come con l'inizio di questo brano, di un groove molto pesante, ma allo stesso momento contrattempi veloci, stacchi di tempo, crash improvvisi che arrivano, fill veloci, fill un po' più composti, per poi passare dei momenti tenui, che comunque, capito, la canzone si calma, e quindi passare a un groove tenue, un groove più tipo jazzistico, no? Per poi ritornare di nuovo a questo groove prorompente, sempre super articolato. E quindi ho avuto questa grande opportunità di sfoggiare tutte queste mie doti comunque batteristiche che ho preso in questi anni. E in più, a livello di voce, non è solo in questa terza parte, ma in tutta la trilogia, ho sfoggiato, diciamo, un modo di cantare che proprio mi sono sentita mi sono immaginata di essere questa ragazza. Sono entrata nella psicologia di questa donna per identificare quelle parole, quindi entrare in medesima in questa donna per rappresentare il suo sconforto, la sua tristezza, anche la sua rabbia. Quindi le sue parole dette anche a un filo di voce, quindi ho rappresentato proprio questa donna spero a 360 gradi nel mio piccolo, che è una cosa che faccio un po' di mio, però in questo caso l'ho voluto fare in maniera specifica perché stiamo parlando sempre di un argomento molto importante e ho voluto rappresentare a livello canoro al meglio un disagio così forte che è la violenza sulle donne. In più, una cosa molto importante che ho sperimentato è che il testo che ho scritto in questa terza parte, che è stato proprio il primo testo che ho scritto, per me è una nuova sperimentazione, perché la maggior parte dei testi che scrivo sono tutti testi che io sento, che comunque li faccio miei, cose che mi accadono giornalmente, o anche testi sociali che comunque
ovviamente vedo e quindi giustamente li faccio anche miei e poi riesco a scriverli. In questo caso ho comunque trattato un tema che ovviamente fortunatamente non mi è mai accaduto e spero che non mi accadrà mai in futuro, e quindi riuscire a scrivere un testo che, in cui, come ribadisco, mi immedesimo in questa donna e cerco di spiegare la sua malinconia, la sua disperazione, il suo grido di libertà, no? È fenomenale, cioè, per me è una grande questione di orgoglio che sono riuscita a scrivere un testo che comunque non sento mio, e questo per me è una grandissima sperimentazione. In più, un'altra grandissima sperimentazione è che in questa terza parte mi sono registrata completamente da sola, sia la parte di batteria, in primis mai registrata da sola la parte di batteria, ho imparato a usare i programmi per registrare e quindi sono riuscita a registrarmi completamente da sola la batteria e anche la voce. Allora, già la voce comunque l'ho registrata già altre volte, quindi ero un po' più addestrata, tra parentesi, a registrarmi la voce, e quindi per me è anche una bellissima sperimentazione imparare un po' meglio questo mondo del registrarsi da sola. In qualità di produttore della prima e della terza parte posso dire che c'è stata una sperimentazione molto molto più ampia. Conoscendo già appunto gli altri due capitoli, è stato molto più facile dare una profondità maggiore a questo pezzo, studiando magari anche i singoli elementi come i tamburi, come le chitarre in sinistra e in destra. Ho dato una profondità maggiore, veramente maggiore, ad ogni singolo dettaglio, il che fa appunto La ragazza nata nello specchio, parte 3, il singolo che conclude in maniera eccezionale questa triade. Ho seguito un'idea artistica, quello sì, e come dicevo prima, ho potuto sperimentare delle sonorità che avevo messo da parte, e l'ho potuto fare, quindi in questa terza parte ho potuto proseguire quell'idea che avevo. E l'ho potuto fare ovviamente grazie al supporto di Nancy, perché comunque, avendo un background musicale simile, c'è stata subito una certa intesa a livello artistico, e per esempio alcune parti di batteria come le avevo immaginate lei le ha scritte, è stata una cosa molto fluida sotto questo aspetto, poi c'è stato altri problemi, però sì, a livello artistico ho potuto seguire un'idea che mi ero messo in testa e l'ho portata a termine, e però c'è una forte ispirazione, in particolare questa ispirazione viene da un album che è quello dei Dream Theater, Scenes from a Memory, che è uscito nel 2000, e quell'album ha pesantemente influenzato il mio modo di concepire la musica, mi ha letteralmente aperto la mente nel modo di vedere come può andare musicalmente un progetto. Quel disco è un concept che racconta di un femminicidio, fondamentalmente di una donna contesa da due fratelli, e purtroppo per la gelosia di uno dei due questa donna muore. A livello di testi, a livello di musica, quella gomma ha avuto una forte influenza, e dentro la trilogia ci sono molti omaggi a questo disco, in particolare la terza parte è piena zeppa di riferimenti, a livello già con l'introduzione, per esempio l'introduzione richiama un omaggio ad una di quelle tracce. Gli effetti sonori che ho voluto inserire sono un omaggio proprio a quel disco, ma ha già l'immagine della ragazza nello specchio, che è un qualcosa citato all'interno di quell'album, è presente ed è la colonna portante di questi tre brani. E sì, da entrambe le parti, sia artisticamente ho potuto seguire la mia idea, ma allo stesso tempo ho potuto omaggiare chi mi ha influenzato sotto questo aspetto a livello musicale. Allora, in questa terza parte sì, mi sono ispirata
in pratica parto sempre dalla batteria, dal batterista dei Tool, perché Simone, quando mi ha mandato l'intro proprio del brano, mi sono accorta che comunque quest'intro era molto stile Tool, e quindi da là, diciamo, mi sono fatta molto coinvolgere dall'idea di come sono il batterista dei Tool, e quindi ho cercato un po' in certi punti di riprendere un po' queste sue composizioni batteristiche. Che poi tra l'altro il batterista dei Tool è uno dei batteristi che adoro quasi in assoluto, oltre al fatto che mi sono fatta anche influenzare nelle parti più tranquille nella canzone dal batterista degli Opeth, che in pratica lui ha questa particolare cosa, che nelle parti tranquille usa un po' questi ritmi, questi groove un po' jazzistici, e quindi è anche in questo brano ho cercato di riproporre un po' questo groove jazzistico anch'io, perché lo adoro come lo fa lui, e quindi mi sono fatta ispirare da questi due grandi batteristi e due grandi gruppi che amo. Poi invece a livello vocale mi sono fatta, cioè nel senso, sì, forse probabilmente mi sono fatta un po' ispirare dal cantante dei Symphony X, Russell Allen, perché lui ha questa voce pulita, molto pulita, per arrivare poi alle distorsioni, ma per distorsioni non sto parlando di voce grollo, scream, distorsioni sto parlando, come nel gergo noi diciamo, voce sporca o rauca, come si dice nel gergo, e quindi mi sono fatta molto, non dico molto, perché io di mio, proprio di mio, io quando canto ce l'ho già naturalmente la voce distorta, quindi io nel mio arco, diciamo, da quando canto, la maggior parte delle cose che canto comunque c'ho sempre questi attimi che passo dalla parte pulita per poi passare alle distorsioni, quindi di mio lo faccio a prescindere. Però da Russell Allen, diciamo, mi sono fatta coinvolgere del fatto che lui quando canta queste canzoni, specialmente quando canta degli album specifici come Dio Odisseo o Paradise the Lost, che parla dei temi specifici, diciamo che li canta come se sta raccontando, ok? Che si immedesima proprio nel pezzo. E in questo caso io ho cercato di seguire un po' questa sua forma canora, nel senso che anch'io mi sono, come già detto prima, entrata nel pezzo, per poi, quindi anch'io ho raccontato questa ragazza un po', diciamo, a modo suo, però ovviamente il mio stile canoro è molto simile a quello di Russell Allen, perché anch'io ho questi, non dico che è uguale, ovviamente direi un'eresia, però comunque nel senso che anch'io da sempre uso queste vocalità molto pulite per poi passare le distorsioni. Il momento peggiore è stato praticamente durante tutto l'arco della trilogia, perché ci sono stati sempre problemi nella produzione di questa trilogia, abbiamo sempre incontrato grosse difficoltà, e in particolare la terza parte ci abbiamo messo quattro mesi per poterla realizzare. Ci sono stati problemi con le tracce di batteria, con le parti vocali, anche con a livello strumentale, le parti di batteria Nenze le ha riscritte tipo 5 volte, ha registrato 2 volte le voci, io ho dovuto riregistrare tutta la strumentale da capo prima di consegnarla a Polpastrello. Quindi il momento peggiore è stato il momento di sconforto, forse dei momenti di sconforto dove pensavo di dire che abbiamo fatto due parti, facciamo due parti, chi se ne frega, e poi invece ce l'abbiamo fatta a concluderla in un modo o nell'altro, ce l'abbiamo fatta. Il momento migliore è stato quando Polpastrello mi ha dato il master finale, con Teresa sto spirito, gli ho detto che okay, è finita, basta, ci abbiamo fatta, e quello penso che è il momento migliore, quando siamo giunti alla conclusione con la produzione, ecco. Beh, ecco, sicuramente i momenti peggiori sono stati quando in pratica è stato il momento di quando ho dovuto registrare la batteria, quello è stato il momento più brutto di tutta la trilogia, direi, perché comunque io la batteria non l'ho mai registrata da sola, come ho già detto all'inizio, e quindi per me registrare la batteria è stato molto difficile, perché comunque io non sono abituata a registrare la batteria, e quindi imparare comunque a usare questi programmi
per me è stato molto complicato, mi sono documentata attraverso anche dei tutorial su YouTube, eccetera, eccetera, quindi c'è voluto proprio un arco di tempo abbastanza grande per capire un po' come funzionava il tutto, anche dei consigli da amici, eccetera, eccetera, per cercare poi comunque arrivare a una conclusione, per cercare di registrare in maniera fatta bene. E sono arrivata anche a livello, cioè comunque me la sono presa anche a livello di umore, cioè nel senso il mio umore era veramente messo quasi a terra, perché non ci riuscivo, e oltre al fatto che me la prendevo con le persone, cioè persone che non c'entravano niente, comunque rispondevo in maniera un po' acida, quindi veramente è stato veramente un periodo nerissimo, perché comunque anche il fatto che ho dovuto registrare più volte la batteria, ogni volta la registravo, ogni volta c'era sempre un qualcosa che non riportava con la base originale, anche perché purtroppo noi, io e Simone all'inizio usavamo due programmi differenti che poi tra di loro non coincidevano a livello proprio di ritmica, eccetera eccetera. Poi ovviamente grazie anche all'aiuto di Andrea Ottavini siamo riusciti a sistemare questa traccia, queste tracce che ho fatto di batteria, e finalmente siamo arrivati a una conclusione. Quindi il momento migliore per me è quando siamo arrivati proprio alla fine. Sono riuscita finalmente, grazie a Ottavini, grazie al mio caro amico Andrea, a sistemare le tracce di batteria, e quindi finalmente siamo arrivati a questa conclusione, e quindi il momento migliore è che finalmente il mio amore è ritornato a essere gioioso come sempre, e poi specialmente vedere che finalmente il pezzo è andato in porto, perché specialmente in quest'ultima parte dove ho messo veramente l'anima sia a livello di composizione che di testo, è veramente una questione di orgoglio personale. Questo progetto non se ne andrà mai dal mio cuore, c'è già un piccolo spazietto già pronto per lui una volta che sarà pubblicato tutto. È stato un lavoro pazzesco, a partire dalla composizione, dall'aiuto, dallo sviluppo di idee, fino appunto alla produzione stessa. Io voglio ringraziare appunto i ragazzi del progetto Skyline Overdrive, a Simone e Nancy, perché comunque mi hanno dato un'emozione che non ho mai provato prima. Quindi porterò per sempre questo ricordo come un qualcosa di positivo, un qualcosa che mi ha fatto crescere oltretutto, e un qualcosa che spero dia la speranza anche a me di creare qualcosa di veramente, ma veramente grande. Direi che per me cosa mi resta della ragazza allo specchio credo che sia proprio la sintesi di queste domande, nel senso rimarrà sicuramente un buon messaggio da dare alle persone, un messaggio non solo di svago, come ho detto prima, un messaggio di salvezza, quindi una cosa che stiamo aiutando proprio nel sociale le persone, come in questo caso le donne. Poi rimarrà sicuramente una bellissima esperienza a livello artistico, perché comunque mi sono messa in gioco sia batteristicamente che vocalmente in questa trilogia, anche perché abbiamo fatto un genere che amo da sempre, sono riuscita a fare un genere che amo da sempre, e in più finalmente incidere proprio in maniera seria un genere che mi piace da sempre, anche comunque in passato l'ho avuti dei gruppi di tipo questo genere, sicuramente non come questo genere, in cui vabbè ci siamo anche spostati come in questo caso della terza parte proprio del progressive rock, però comunque progressive metal, però comunque inciderlo proprio e cercare di fare proprio una cosa seria, diciamo che è la prima volta, quindi per me rimarrà un'esperienza formidabile sia a livello del messaggio sia a livello di composizione e scrittura per me, quindi per me alla fine di questa trilogia posso dire che mi sento onorata di aver donato attraverso la mia arte un messaggio importante, e allo stesso momento per me stessa mi sento di dire di sentirmi realizzata, che sono riuscita a fare determinate cose che prima non facevo. Quindi per me questa, la ragazza dello specchio, rimarrà per sempre nell'anima, ma oltre nell'anima questa trilogia rimarrà proprio come un raggiungimento di una forma artistica a cui ambisco, e quindi diciamo che la mia ambizione piano piano sta prendendo forma, e la ragazza dello specchio è una conferma. Mi resta
mi resta sia la gioia di aver realizzato qualcosa di grande, di aver veicolato all'interno di questi brani un messaggio che è sia un messaggio per chi vive questo tipo di situazioni. Comunque il femminicidio purtroppo è una realtà, la violenza di genere è una realtà purtroppo, e si cerca di veicolare dei messaggi importanti attraverso la musica. Noi l'abbiamo fatto, e credo che Nancy, che ha scritto il 90% del testo della terza parte, abbia fatto un lavoro spettacolare. È riuscita a condensare all'interno di questo testo tutta l'energia finale, tutta la carica che volevamo dare per concludere al meglio. E quindi c'è grande soddisfazione, grande gioia per aver fatto qualcosa di grande. C'è tanta malinconia perché comunque ci siamo identificati con questo progetto, ci siamo identificati con queste sonorità che porteremo avanti, però allo stesso tempo si chiude un cerchio, e quando chiudi qualcosa hai sempre una sensazione di malinconia, quindi c'è sia gioia, ma allo stesso tempo c'è anche tanta malinconia, perché dopo il 7 gennaio comincia un nuovo percorso e speriamo che piaccia come sono piaciute comunque le prime due parti, e speriamo la terza.